cosa che mi fa piacere notare è la presenza di 11 regioni italiane che vengono dal nord al sud, e 11 regioni la vogliono dire tutta, cioè hanno voglia di ricominciare partendo dal turismo ricettivo. Oltre 400 espositori nazionali ed esteri per la 25esima Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, fiera internazionale per operatori, agenzie ed enti turistici, che è stata inaugurata questa mattina nei padiglioni della Mostra d'Oltremare. Questo io lo chiamo turismo di prossimità, turismo consumato dagli italiani, visto le restrizioni, le problematiche, e quindi è questo che fa bene a tutti. Alle regioni, ai comuni, perché porta soldi, quelli che servono al turismo. Noi stiamo mettendo in campo un piano strategico del turismo che riguarda azioni strutturali e la programmazione di eventi e gli investimenti. Lo facciamo anche in sintonia con le altre istituzioni, la regione, le municipalità. Lo facciamo in sintonia soprattutto con i privati. Io ho istituito il tavolo del turismo che già si sta riunendo spesso per affrontare le varie problematiche. Ho chiesto al sindaco e il sindaco ha immediatamente dato tutta la disponibilità che una buona parte della tassa di soggiorno venga utilizzata solo ed esclusivamente per il turismo. Durante i 3 giorni della borsa sono previsti convegni, tavoli di confronto e corsi di aggiornamento. Sono attesi oltre 20.000 visitatori. Un piano di rilancio che consenta quindi anche agli operatori che hanno sofferto molto durante questo periodo pandemico di poter avere quel sostegno che serve per il rilancio. È indubbio che su questo noi spingeremo con il governo centrale, ne parleremo, perché sicuramente questo aspetto è un aspetto molto importante. Come città noi faremo il possibile, soprattutto lavorando sui servizi e sull'attrazione, perché questo Napoli su questo può fare molto, e sicuramente nei prossimi mesi vedremo una città migliore, più accogliente per i turisti, anche perché i segnali che abbiamo sono segnali molto importanti. Sto anche lavorando con le altre grandi città italiane per fare dei programmi comuni, le grandi città turistiche, sicuramente ci saranno delle iniziative importanti nei prossimi mesi.